Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi torneremo ad occuparci di Shelly, lo faremo con la loro nuova linea Plus e nello specifico andremo a vedere lo Shelly Plus i4. Shelly Plus i4 che è il diretto discendente dello Shelly i3. A differenza del suo antenato, se così vogliamo dire, monta un ESP32 al posto del più vecchio e collaudato ESP8266. Questo chip al suo interno permette l'utilizzo del Bluetooth in fase di pairing, quindi diciamo che oltre alle caratteristiche tecniche per quanto riguarda frequenza e RAM, questo dispositivo ha anche a suo favore l'accoppiamento tramite Bluetooth. Conserva tutte le caratteristiche dei device Plus che abbiamo visto nel corso del tempo. A differenza del vecchio dispositivo, lo Shelly i3, questo dispositivo presenta una morsettiera alla quale collegare i 4 input. Ricorderete che lo Shelly i3 permetteva l'utilizzo di collegamento di pulsanti o interruttori e permetteva anche il riconoscimento di varie tipologie di pressione del pulsante. Shelly 4 ha fatto un passo in avanti utilizzando 4 ingressi al posto di 3, lo dice il nome stesso. Tuttavia, da quanto ho letto, devo ancora aprirlo e testarlo, mi sembra di capire che non supporta più gli interruttori ma solamente i pulsanti. E oltretutto, se nello Shelly 3 c'erano ben 8 possibilità di pressione del pulsante o dell'interruttore, avevano mi pare 2 per l'interruttore e 6 per il pulsante, questo dispositivo presenta solo 3 possibilità: pressione, doppia pressione e pressione prolungata. Lo Shelly 3 invece aveva il triplo click, la pressione prolungata seguita dalla pressione breve e la pressione breve seguita dalla pressione prolungata. Questo device sembra non avere tutte queste tipologie di pressione. Questo lo scopriremo tra poco, lo andremo a montare e vedremo un po' come si comporta. Shelly Plus i4 conserva il form factor della nuova generazione di Shelly Plus, tutti uguali, li hanno fatti, tutti identici, proprio perché si riescono ad incastrare anche negli Shelly Wall Switch che mi hanno mandato. L'altra volta in occasione dello Shelly Plus 2 Power Meter avevamo visto quello a 2 pulsanti, questa volta in accoppiata allo Shelly Plus i4 mi hanno mandato la versione a 4 pulsanti che diciamo si accomuna meglio proprio a questo dispositivo che ha 4 ingressi. Ecco, come sapete, questa tipologia di dispositivi permette di attivare delle scene all'interno dell'applicazione Shelly ma anche delle chiamate HTTP. Oggi ci concentreremo più su quelle perché diciamo che è quella che è la caratteristica un po' più interessante di questo dispositivo. Ovviamente Shelly Plus i4 è pienamente compatibile con il protocollo MQTT, ma per quanto riguarda questo faremo un video a parte, quindi faremo un video a parte per l'integrazione di Shelly 4 in Home Assistant. Utilizza le nuove API, devo dire che ho avuto un po' di difficoltà ad integrarlo, quindi vedremo un po' come si comporta su Home Assistant in un'altra video recensione. Quindi andiamo ad aprirlo, osserviamolo nel dettaglio e poi mettiamolo subito alla prova collegando il wall switch a 4 pulsanti. Ecco, Shelly Plus i4 sul mio banco di test, wall switch a 4 pulsanti con la placchettina e l'adattatore. Nel Shelly wall switch a 4 posti ricordo esserci solo l'adattatore per i modelli Plus, probabilmente perché 4 input li ha solo lo Shelly Plus i4. E molto importante da ricordare che, ahimè, purtroppo le placchettine sono destinate ad un'altra tipologia di scatole. Noi sapete benissimo che utilizziamo le 503, ma in tutto il resto dell'Europa utilizzano scatole tonde o quadrate, di conseguenza questa è la forma tipica europea. Ecco qua lo Shelly Plus i4, andiamo ad aprirlo, molto piccolo il dispositivo, dell'arancione tipico degli Shelly i, anche l'i3 ricorderete che era arancione. Vediamo se riesco a zoomarvi un po' le morsettiere. Ecco qua, 4 ingressi per lo switch, quindi per i 4 pulsanti, doppio morsetto per la L, uno entrerà la linea, la fase, quindi in ingresso, e l'altro per andare a ponticellare al comune del wall switch in questo caso, e poi l'ingresso del neutro. Nel wall switch, che vediamo qua, 4 pulsanti, il rosso è il comune, quindi è quello che andrà collegato a del, eccolo qui, al secondo morsetto L, e gli altri sono i 4 pulsanti. Quindi andiamolo a montare, colleghiamolo all'applicazione e poi vediamo subito come si comporta.
Ecco qua Shelly Plus i4 montato sullo Shelly Wall Switch a 4 pulsanti, molto molto carino e compatto, la placchettina trasparente è molto elegante. Purtroppo non è delle dimensioni delle nostre 503, mi piace ribadirlo, nella speranza che un giorno magari Shelly faccia una versione per le nostre scatole, sarebbe un'idea molto interessante. L'unica pecca che non mi piace di questi Wall Switch è la scelta della colorazione dei fili. Il rosso è il ritorno comune di tutti i pulsanti e qui ci potrebbe anche stare, ma il nero e il blu soprattutto sono utilizzati per i pulsanti. Il nero in genere da noi è utilizzato per un colore di fase, ma soprattutto il blu è utilizzato come filo per il neutro, invece qui dovrete utilizzarlo per collegare uno dei quattro switch, quindi nero, blu, verde e bianco rispettivamente a switch 1, switch 2, switch 3 e switch 4. Rimane da collegare solo la fase e il neutro, la fase all'altro morsetto L è rimasto libero, vi ricordo che sono due, e il neutro direttamente al morsetto N, quindi non aspettiamo altro, alimentiamolo e colleghiamolo all'applicazione Shelly. Accoppiare il dispositivo sarà una procedura veramente semplice, anche grazie al Bluetooth presente all'interno dello Shelly Plus E4. Semplicemente dovrete cliccare il menu in alto, cliccare su aggiungi dispositivo, attendere che verrà effettuata la scansione delle reti Wi-Fi, successivamente selezionare la propria rete Wi-Fi e appurarsi che la password in basso sia corretta, selezionare in questo caso il dispositivo rilevato che è lo Shelly Plus E4. Se volete potete spuntare questa voce che andrà in automatico a disabilitare l'access point mode e il Bluetooth dello Shelly quando sarà accoppiato nella propria rete, lo lasciamo spuntato in modo che andrà a disabilitarlo e poi andremo ad accoppiarlo alla propria rete Wi-Fi, nel mio caso è Gizmo 82, quindi si cliccherà su sì. Attendiamo che il nostro smartphone si colleghi al device mediante Bluetooth e successivamente questa connessione si trasformerà da Bluetooth a Wi-Fi e verrà incluso all'interno della propria rete e di conseguenza sul proprio account. Dispositivo incluso e gli è stato assegnato l'indirizzo IP che potete notare qua sotto, ovviamente l'indirizzo cambierà a seconda del proprio router, quindi clicchiamo su OK. Aggiungi dispositivi rilevati. Attendiamo un attimo che torni presente, vediamo un po'. Eccolo qua. Aggiungi dispositivo, lo metterò in questa stanza che è una stanza di test. Potrete selezionare l'immagine che lascerò quella di default dello Shelly e successivamente andrò a dare un nome, quindi lo chiamerò Shelly Plus i4. E poi andiamo a cliccare su fatto. Dopo qualche istante di caricamento, ecco qua che il proprio dispositivo è all'interno. Come notate, viene visualizzato come quattro dispositivi diversi, in realtà si riferisce ai singoli elementi. Questo perché si può configurare ogni singolo elemento, ogni singolo ingresso dello Shelly Plus in maniera diversa. All'inizio della recensione vi avevo detto che non era possibile utilizzare interruttori, mi sbagliavo perché se io vado qua su un qualsiasi pulsante, vado nelle impostazioni di ingresso e uscita, c'è la possibilità di selezionare interruttore oppure pulsante. Tuttavia le funzioni che erano presenti nello Shelly 3, quindi le modalità di pressione del pulsante che erano in Shelly 3, sono drasticamente ridotte rispetto a prima. Infatti se noi andiamo su webhooks e andiamo ad aggiungerne una, noterete che le possibilità sono solamente 5, quindi ingresso attivo o ingresso disattivo, questo in caso che abbiate selezionato interruttore al posto del pulsante come input, oppure le tre scene con il pulsante, quindi pulsante premuto a lungo e pressione del pulsante due volte consecutive. Ricorderete che nello Shelly 3 c'era anche una pressione prolungata seguita da una pressione breve e una pressione breve seguita da una pressione prolungata. Anche in quel caso quelle due, diciamo, combinazioni davano la possibilità di scatenare una scena
Forse da una parte capisco Shelly che ha rimosso queste diciamo gesture dei pulsanti, perché era una cosa abbastanza macchinosa ricordarsi la pressione breve e poi quella prolungata, o viceversa, si poteva confondere molto facilmente. Ha preferito lasciare queste scene, anche grazie al fatto che comunque ha inserito un ingresso in più, da 3 le ha portati a 4. Quindi per creare il webhook possiamo vederlo direttamente nell'interfaccia web. È semplicissimo anche da applicazione, ma magari a schermo intero si riesce a vedere meglio quello che si può creare con il webhook. Ecco, questa è la pagina web dello Shelly Plus i4. Abbiamo visto poco fa l'applicazione, come accoppiarla. Praticamente l'interfaccia web è identica a quella dell'applicazione nella nuova versione dell'applicazione. Comunque, come potete notare, anche in questo caso abbiamo a disposizione i 4 input chiamati dallo 0 a 3, quindi input 0, input 1, input 2 ed input 3. Di default lo Shelly Plus i4 plus i4, come mi sottolineano a volte, plus è molto è americanizzato, ma plus sarebbe il vero nome. Come vi dicevo, di base è impostato in modalità interruttore. Lo possiamo vedere cliccando ogni singolo canale. Ecco qua, vedete input 0, input 1, input 2, input 3. Ogni singolo canale, andando proprio nel channel setting, abbiamo a disposizione switch, quindi come se ci fosse collegato un interruttore. Possiamo ovviamente andare a rinominare il nome del canale e possiamo anche invertire la logica. In questo caso, se io avessi collegato un interruttore e lo avessi attivato, questo sarebbe il simbolo che compare praticamente, lasciandolo diventa bianco, ovviamente spegnendolo. In questo caso, avendo collegato lo Shelly Wall Switch a 4 pulsanti, io sto tenendo premuto per simulare l'interruttore, quindi così è come se lo attivassi e così è come se lo disattivassi. Invece è possibile andare a settare al posto dello switch il bottone, quindi andremo ad applicare. E noterete che cambierà la grafica. In questo caso, se vado a fare una singola pressione, noterete un pallino blu. Se vado a fare due singole pressioni, noterete due sfere celesti. Se tengo premuto, invece, noterete un long press, questo ad identificare il tipo di input che viene assegnato al dispositivo. Dato che abbiamo collegato il wall switch, mettiamo tutti e 4 i canali come pulsante. Non so come, ma mi cambia sempre questo channel setting. Non voglio che ti chiami input, basta così. Input 1, ok. Comunque, a parte questo, stiamo selezionando tutti i canali e le stiamo mettendo tutti quanti in button. Quindi andiamo a selezionare button. Ecco qui. E poi infine il terzo input, che lo possiamo chiamare tranquillamente button. Scusate, lo possiamo selezionare anche questo button, ma lo chiameremo anche questo input. Ecco qui. Ok, adesso abbiamo a disposizione tutti e 4 canali che sono, diciamo, impostati come pulsante, quindi ogni singolo canale avrà a disposizione le 3 modalità: pressione, doppia pressione o pressione prolungata. Ecco, ricorderete che non tantissimo tempo fa avevo utilizzato uno Shelly Plus 2 Power Meter, eccolo qui. E è possibile effettuare ovviamente operazioni mediante delle webhooks, quindi po è possibile richiamare delle funzionalità assegnando dei vari webhooks a seconda della pressione del pulsante. Vi faccio vedere nello specifico cosa accade.
Ok ragazzi, ricorderete lo Shelly Plus 2 Power Meter che avevo recensito poco tempo fa, lo avevamo inserito anche all'interno di Home Assistant, insomma, completo del suo wall switch a due pulsanti, primo pulsante, anzi il secondo pulsante che accende la luce 1 e il primo in realtà accende la luce 2, comunque è indifferente. Eccolo qua, in tutta la sua interezza, oggi tramite webhook faremo in modo di creare delle funzionalità a questi pulsanti in modo di andare ad interagire con lo Shelly Plus 2 Power Meter, che ovviamente, come notate, non hanno nessun tipo di cablaggio fisico fra di loro, quindi sono solamente alimentati separatamente. Qui c'è una piccola circuiteria perché questi due fili che vanno qua, se ricordate bene, vanno ad un altro device, ma lo vedremo in una guida futura. Questo perché ho intenzione di dedicare una guida allo Shelly Plus i4 per integrarlo in Home Assistant. Sapete benissimo che gli Shelly adesso vengono rilevati automaticamente appena inclusi nella propria rete, ma è ancora possibile, anzi è possibile assolutamente utilizzarli mediante MQTT, ma questo lo vedremo tramite una guida dedicata, magari la inseriremo proprio nel circuito delle guide dedicate ad Home Assistant. Penso che sia un argomento molto molto interessante. Ecco, queste webhook che cosa fanno? Vanno a richiamare tramite HTTP un determinato circuito, in questo caso mediante le API di Shelly vengono richiamati i due canali dello Shelly Plus 2 Power Meter, ma sarebbe possibile andare a cercare anche qualsiasi altra chiamata HTTP. Di conseguenza si potrebbe andare ad accendere anche device che hanno le API pubbliche di altre aziende, o semplicemente magari andare a richiamare un servizio semplicemente associando una delle tipologie di pressione del pulsante. Oggi per test vedremo come andare ad intervenire sullo Shelly Plus 2 Power Meter. Quindi ragazzi, non vi resta che seguirmi sul mio computer e vedremo un po' come funziona il tutto. Ecco, questa è la web page di Shelly Plus i4, ho aperto anche la web page dello Shelly Plus 2 Power Meter. Come notate, se vado ad accendere questo switch qua, si accende la prima lampada che è sul canale 1, che di conseguenza è quella grande, e se vado ad accendere questo secondo canale, si accende la lampada più piccola, che appunto è denominata switch 1, ma in realtà è il secondo canale. Bene, qui dovremo prendere nota dell'indirizzo IP dello Shelly Plus 2 Power Meter, e come noterete adesso non accade nulla. Se vado a premere i pulsanti dello Shelly Plus i4, questo perché ancora non è stata creata nessuna webhook. Prendiamo in considerazione il primo canale, che nel mio caso è questo in alto a destra, e andiamo a creare una webhook. Quindi aggiungiamolo, accensione 1 va benissimo, condizione when input is push, e andiamo a incollare una stringa che mi sono andato a copiare direttamente dal, diciamo, le istruzioni delle API di nuova generazione degli Shelly. Troverete direttamente su Shelly API la documentazione, basterà scrivere su Google Shelly API e troverete la pagina ufficiale. Ovviamente qui dovrete andare a scrivere il vostro indirizzo IP, che nel mio caso è 192.168.1.69, e poi andremo ad applicare il webhook. A questo punto, salvato, immediatamente sarà disponibile, quindi se vado a premere il pulsante si accenderà la lampada sul primo canale, se la vado a ripremere si spegnerà. Mettiamo caso che vogliamo far accendere il secondo canale con una doppia pressione dello stesso pulsante, allora dovremo aggiungere un webhook, in questo caso cambieremo il nome, e anche la condizione non sarà più push ma sarà when input is double push, e poi dovremo andare a cambiare anche questo numero, lo 0 diventerà 1, ricorderete che lo Shelly parte da 0, quindi il primo canale è 0 e il secondo è 1, e di conseguenza potremo andare ad applicare anche in questo caso il webhook. Quindi se vado a premere una volta accenderò il primo canale, se lo premo di nuovo si spegnerà,
Doppia pressione accenderà il secondo canale, doppia pressione spegnerà il secondo canale. Ovviamente potremo fare scene anche con altri indirizzi HTTP, per qualsiasi cosa avremo intenzione di inserire, si potrà creare una scena, un webhook appunto, e i webhook si possono anche limitare nel tempo. Ad esempio, questo è attivo 24 ore su 24, ma io eventualmente avrei potuto scegliere l'attività, il tempo di partenza e il tempo di arrivo, in modo che magari sia attivo il webhook solo in determinati orari del giorno, insomma. Quindi ci permette anche di creare delle automazioni abbastanza complesse. Ovviamente si possono richiamare tutti i servizi con una chiamata HTTP, quindi si può anche andare, non solo ovviamente riguardante il mondo di Shelly, ma si può andare anche a chiamare servizi esterni all'ecosistema di Shelly, semplicemente andando ad inserire una chiamata HTTP tramite webhooks. Ebbene amici, anche per oggi siamo giunti al termine di questa video recensione. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali, all'indirizzo www.vincenzocaputo.com troverete il nostro blog. Spuntate, se siete interessati, la campanella su YouTube in modo da essere notificati ogni volta che andiamo a pubblicare un nuovo video. Un saluto amici, alla prossima, ciao!